Ciao e bentornati nella mia cucina, dove vi farò vedere un bel piatto fatto con pochissimi ingredienti e sempre genuini, che richiede poco tempo e passaggi molto facili. Si tratta di un piatto di gnocchi. Andiamo a vedere insieme i nostri ingredienti. Come formaggio utilizzerò l'Asiago fresco. Si tratta di un formaggio che possiede tante proprietà benefiche per la nostra salute. Studi scientifici hanno riscontrato nell'Asiago la presenza di determinati peptidi bioattivi che hanno una funzione molto importante a livello del nostro sistema immunitario e apparato cardiovascolare. Inoltre, nell'asiago c'è anche un'altra sostanza che si chiama acido linoleico, che è molto importante in quanto svolge attività antinfiammatorie nel nostro corpo. E poi abbiamo i nostri gnocchi, che sono fatti con la farina integrale, e le patate dolci viola, che sono molto diverse rispetto alle classiche violette che spesso troviamo al supermercato. La differenza sta nella concentrazione degli antiossidanti. Infatti le classiche violette tendono a perdere il loro colore durante la cottura, mentre le patate dolci viola lo mantengono. Inoltre le patate dolci hanno anche una quantità di zuccheri inferiore rispetto alle classiche patate. Si tratta di un alimento eccezionale e occupa il 70% della dieta della popolazione più longeva nel mondo, quella di Okinawa. Per realizzare gli gnocchi ho utilizzato 560 g di patate dolci viola e 155 g di farina integrale macinata a pietra. Qui invece abbiamo 30 ml di latte, potete utilizzare quello che vi piace, e 100 g di formaggio asiago. Poi con le quantità vi potete regolare come vi piace per ottenere una consistenza più densa oppure un pochino più liquida. E ora passiamo ai fornelli. Facciamo bollire gli gnocchi in acqua salata. Diamo qualche mescolata per evitare che si attacchino tra di loro. Mentre si cuociono, ci spostiamo l'altra pentola per preparare il nostro sughetto. Aggiungiamo il latte e lo portiamo ad ebollizione. In seguito mettiamo anche l'asiago. Lo facciamo sciogliere bene, aiutandoci con una frusta. Se non avete la frusta, potete usare tranquillamente anche un cucchiaio o un mestolo. Piano piano la nostra crema si addensa sempre di più. Se la volete più liquida, potete aggiungere un po' di latte, oppure se la volete un po' più densa, potete aggiungere un po' di maizena. Come potete vedere, inizia a diventare molto cremoso. Andiamo anche a vedere a che punto sono gli gnocchi. Direi che sono pronti e adesso vado a scolarli e poi li unisco alla crema. Guardate qua che meraviglia! E adesso mettiamo gli gnocchi e diamo una bella mescolata prima di impiattarli.
Bene, sono pronti per essere messi nel piatto ed essere assaggiati. Mettiamo una buona quantità nel nostro piatto, anche perché sono veramente molto buoni e super formaggiosi. Ecco qua. Quasi tutto pronto. Questo è un piatto che piace un po' a tutti e vi permetterà di fare un gran figurone, oltre che essere molto equilibrato e sano, in quanto ricco di fibre, antiossidanti, vitamine, minerali e proteine ad alto valore biologico. Non vedo l'ora di assaggiarlo. Manca solo una bella spolverata di grana. Il nostro piatto è pronto, non ci resta che assaggiarlo. Se vi è piaciuto questo video, lasciatemi un bel mi piace e iscrivetevi qui al mio canale per rimanere sempre aggiornati, attivando anche la campanellina. Vi aspetto al prossimo video. Ciao!